No, Angelo, Antonio. Bentornati, è un ritorno anche se è la prima puntata di Enaudice 2020-2021, questa volta in presenza. Ciao Alessandro. Ciao Matteo, come nelle serie TV questa è la stagione 2, abbiamo cambiato il format, abbiamo cambiato la location, per oggi è questa, poi chissà nelle prossime puntate. Come sono andate le vacanze quest'estate? Le vacanze quest'estate sono state particolari perché queste norme anti-Covid non ci hanno permesso il contatto fisico con tante persone, però sono state delle vacanze straordinarie, come quelle che abbiamo appena visto nelle immagini che ci sono state inviate dai nostri studenti delle Naudi, che hanno fatto delle vacanze incredibili da luoghi d'eccezione nonostante il lockdown. Esatto, ognuno ha reso un po' straordinaria questa estate. E proprio come prima cosa bellissima che è successa quest'anno nel nostro istituto, abbiamo avuto l'onore di intervistare Amanda Ferrario, che fa parte dello staff del ministro Azzolina, ma non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto il nostro nuovo caporedattore del Pelapatate, un giornalino online che trovate sul sito ilpelapatate.it, che ha avuto, come dire, l'onore ma anche e soprattutto il coraggio di intervistare questa persona importantissima che è preside ma fa parte anche dello staff a Roma del secondo piano del ministero, famosissimo secondo piano. Quindi ci vediamo Andrea, grazie Andrea e ci vediamo fra pochissimo. Anzitutto buongiorno e grazie per dedicarci il tuo tempo, specie in questo momento diciamo particolarmente difficile. E la prima domanda che vorrei farle è questa: per quale motivo diciamo lasciare la dirigenza attiva di una scuola per lavorare attivamente all'interno del Ministero dell'Istruzione, soprattutto in questo periodo molto difficile e complesso? Allora, la scelta di lasciare la dirigenza di una scuola è stata una scelta anche molto sofferta, ci ho pensato a lungo, perché le scuole in qualche modo sono davvero il luogo dove si fa cultura e dove in un momento come questo si può fare la differenza. L'esperienza che io ho maturato nella mia scuola e anche nella scuola precedente mi ha diciamo un po' convinto a cercare di portare le stesse opportunità anche in altre scuole. Diciamo che la pandemia del Covid-19 ha messo in discussione un po' tutto quello che era il mondo per come lo conoscevamo, e in particolar modo il mondo della scuola, che è ritornato al centro dell'opinione pubblica specie italiana dopo che per molti anni era stato trascurato o comunque era stato bistrattato. Quindi durante il lockdown, comunque anche durante la fase della pandemia o almeno fino a qualche mese fa, il Ministero dell'Istruzione ha puntato tutto il proprio lavoro sul riportare in presenza i maturandi dello scorso giugno, in maniera tale da poter compiere comunque questo rito ormai un classico per il nostro paese, per tutti noi, che è l'esame di maturità, e poi ha puntato molto sul riportare in presenza diciamo la maggior parte delle scuole, o comunque tutte le scuole, perché queste erano le indicazioni, se non sbaglio, del Ministero. Ecco, e la mia domanda è quindi: per quale motivo, premettendo che io ho apprezzato molto questa cosa personalmente, ma per quale motivo puntare così tanto sul ritorno in presenza quando
era possibile utilizzare anche altri canali, ad esempio la prosecuzione della didattica a distanza? Allora, partiamo dal presupposto che la scuola italiana finalmente è tornata al centro dell'attenzione, non semplicemente come chiacchiera da bar, nel senso che noi purtroppo in Italia siamo tutti CT della nazionale e tutti insegnanti, quando dobbiamo dire la nostra su queste tematiche siamo tutti bravissimi, semplicemente perché abbiamo qualcuno che o frequenta la scuola o ci lavora nella scuola, e quindi è facile, no, parlare di un argomento così molto, molto comune, perché tutti lo vivono. Finalmente invece è tornata sotto la lente di ingrandimento con grande attenzione la scuola di qualità. Allora, la scuola italiana, nonostante le critiche, nonostante i disagi, in realtà dà ai nostri studenti un valore aggiunto notevole, che è quello della classe e che è quello di un'istruzione molto importante in Europa. Per la mia esperienza di scuola, noi ricevevamo studenti che venivano da tutto il mondo e ci dicevano tutti quanti che il valore aggiunto della scuola italiana era il gruppo classe. Nel resto del mondo le scuole superiori lavorano per lezioni, lo studente si iscrive a un corso, lo segue, incontra gli altri nei corridoi, all'armadietto, in pausa pranzo, ma frequenta le lezioni in un modo un po' più accademico e quindi anche un po' più distaccato. Allora, il valore aggiunto della scuola italiana è la relazione. Attraverso relazioni positive o purtroppo a volte negative si creano le condizioni per insegnare ed apprendere. Tornare in classe significa essere stimolati. Tutto quello che è stata una didattica a distanza, che secondo me è un punto di non ritorno, cioè non possiamo abbandonare quello che c'è stato, possiamo implementarlo e renderlo migliore, però toglie la parte relazionale, e la parte relazionale fa la differenza. Uno studente lasciato a casa dietro lo schermo non ha il compagno di classe che lo aiuta se si è distratto un attimo, o che lo distrae quando magari la lezione comincia a diventare anche un po' più impegnativa. Si creano relazioni positive sui banchi, tra compagni e tra professori. Chi di noi non ricorderà per tutta la vita, o non ricorda per tutta la vita, quel docente o quei compagni di classe con i quali ha davvero instaurato un lavoro molto importante? Ecco, il gruppo classe, il compagno di classe, il docente fanno la differenza. Quando stiamo bene in un ambiente, apprendiamo più volentieri e passiamo anche più tempo in quell'ambiente. Allora, tornare in presenza non è una questione, non è una forzatura. Siamo andati in spiaggia, siamo andati al mare, dal parrucchiere, siamo in giro tutta la giornata, facciamo sport, facciamo gli aperitivi. Tornare in classe non è residuale, significa affermare con forza che nel gruppo io lavoro in maniera diversa, e questo può anche cambiare un po' il paradigma. Non vado a scuola per prendere un voto, non devo andare a scuola per prendere un voto, vado a scuola per fare un percorso individuale di crescita anche in gruppo, lavoro su progetti, imparo una lingua, in qualche modo identifico degli obiettivi di apprendimento che in classe con il gruppo dei pari hanno un valore sicuramente diverso, e quindi la classe è fondamentale, il più possibile in classe. Dopodiché tutta la didattica a distanza che abbiamo fatto non va assolutamente buttata, va implementata. Finalmente abbiamo capito che mettersi al passo con l'innovazione digitale non è cosa da poco, che la banda larga è imprescindibile, che tutti i ragazzi in tutta Italia devono avere le stesse opportunità, perché poi in Europa si lavora così, e lo smart working ci ha davvero insegnato che noi eravamo indietro da questo punto di vista. Però ecco, crescere in un ambiente sano e un ambiente educativo è sicuramente il valore aggiunto della scuola. Diciamo che, rifacendomi sempre a quanto ha detto lei, questa crisi ha messo in luce anche alcuni limiti del sistema scolastico italiano, che per anni comunque sono stati trascurati e non sono state apportate, potremmo dire, le soluzioni su cui invece si sarebbe potuto lavorare. E la mia domanda è quindi, tenendo conto chiaramente del poter operare nel limite del possibile, e anche di ciò che c'è stato con la pandemia, ciò che la pandemia ha messo in risalto nel sistema scolastico italiano, e qual è il futuro della scuola, per la scuola, che il Ministero, sempre nel limite del possibile, intende realizzare? Allora, parto da un presupposto. Finalmente si è acceso il riflettore sulla scuola in senso positivo. Invece di continuare a dire la scuola non fa, la scuola non insegna, il professore tale ha un problema, abbiamo capito che la scuola ha anche delle grandi potenzialità. Sono stati messi dei soldi, ovviamente per l'emergenza, penso alle mascherine, ai gel igienizzanti, strutture, arredi innovativi che nelle scuole fanno la differenza. La lezione frontale seduti davanti a una cattedra è diversa dal lavoro di gruppo nel quale mi posso confrontare con i compagni in un ambiente anche un po' più bello. Ma la grandissima differenza, il grande lavoro che il Ministero farà da adesso in poi, è sul reclutamento dei docenti e la formazione del personale. Cioè, quando io vado da un medico, in genere ho un problema serio, in genere voglio il migliore. Voglio che la mia salute sia nelle mani del più importante specialista, e lo pretendo perché si tratta della mia salute. Ecco, qui si tratta della salute di tutto il paese. Più i nostri studenti sono preparati e più sono capaci,
più il nostro paese diventerà competitivo. I paesi che investono nel PIL maggiormente sono i paesi che hanno un ritorno sul PIL in maniera importante. Penso alla Corea del Sud, che ha investito negli anni sull'istruzione, e non è un caso che la Toyota abbia deciso di mantenere i suoi stabilimenti lì e prendere studenti che lavorano su modelli matematici in quel paese. Ecco, allora nei prossimi mesi il Ministero investirà tantissimo sulla formazione dei docenti, iniziale e continua. Non possiamo più permetterci di dire che i nostri docenti entrano in servizio e non si formano, perché se è pur vero che la disciplina, penso a greco, latino, italiano, è quella, matematica anche, cambiano le metodologie, e se non parliamo lo stesso linguaggio non possiamo trasmettere lo stesso codice. E poi l'altro investimento importante, oltre alla formazione dei docenti, sarà ovviamente il reclutamento. I docenti devono essere reclutati attraverso dei concorsi, stanno partendo, a parte adesso il concorso straordinario, e poi partiranno nei prossimi mesi i concorsi ordinari, e in particolare la specializzazione sul sostegno. Gli studenti più fragili hanno diritto ai docenti più preparati, questo è importantissimo, perché effettivamente se noi in classe ci mettiamo dei professionisti, il futuro dei nostri studenti è sicuramente un futuro migliore. Cioè, non ci deve andare chi non trova un lavoro, ci deve andare chi vuole fare quel lavoro. Diciamo che da studente appassionato di storia, in particolar modo della storia dello scorso secolo, la data che io reputo più importante per la mia generazione, comunque anche per tutti quanti, almeno guardando l'attualità, e che in un certo senso ha segnato il mondo per come lo conosciamo, il nuovo secolo, il nuovo millennio, è il 1989. Cioè, vale a dire, con la caduta del muro di Berlino il mondo è cambiato. Alcuni osservatori hanno, potremmo dire, l'impressione che la scuola invece sia restata un po' prima addirittura della caduta del muro di Berlino. Tuttavia, con questo coronavirus, diciamo, siamo in una fase di ricostruzione, almeno così viene definita. E la nostra scuola, in particolar modo l'Einaudi, si è impegnato attraverso alcuni canali di comunicazione come Einaudi C'è, ma anche attraverso il giornalino che ho l'onore e l'onere di presiedere, il Pera Patate, di far sentire gli studenti, ma anche il personale della scuola, più vicini all'istituzione scolastica, nonostante, diciamo, non si potesse operare in presenza, potremmo dire. E quindi il futuro della scuola, diciamo, potrebbe ripartire, come lei stava appunto accennando prima, da una maggiore innovazione digitale, da un'integrazione digitale, ma anche da un'integrazione, diciamo, più attuale sia per contenuti che per metodologie? Sono d'accordo con te, nel 1989 è un discrimine importante, e forse la scuola è rimasta un po' ferma anche un po' prima, no? Nella concezione esterna di chi la percepisce così, e a volte purtroppo da parte di alcuni docenti che spiegano le stesse cose come le spiegavano ai nostri genitori. Questa pandemia, che sicuramente è stato un momento molto difficile, un momento di crisi, però come tutte le crisi ci dà delle grandi opportunità. La crisi è un momento in cui uno si mette in discussione e decide che strada prendere. Adesso le singole scuole da una parte, il Ministero dall'altra, ma anche tutta la società hanno una grossa opportunità. Il digitale non è più residuale, non possiamo più dire che questo tipo di linguaggio è un linguaggio alternativo. È il nuovo linguaggio, come è stato la stampa ai tempi di Gutenberg e come è stato Internet a un certo punto durante la Guerra Fredda. Non è più rimasto appannaggio soltanto della NASA, ma è diventato davvero di pubblico dominio. Ecco, il digitale oggi significa un nuovo modello, un nuovo modo di apprendere, significa soprattutto ribaltare l'asse. Non devo più andare a scuola per il voto, studiare a memoria, prendere per l'interrogazione quei due o tre contenuti che mi servono e impararli, ma devo imparare a lavorare in gruppo, a prendere tutto quello che il sistema mio offre, per cui posso anche andare a selezionare i testi, le fonti, metterle insieme e lavorare in modo che davvero tutto quello che io sto facendo possa servirmi. Esempio veramente banale che a me piace fare molto spesso: a noi non interessa il matematico che sappia a memoria tutte le formule, ci interessa quell'ingegnere, quell'architetto che sappia mettersi in gruppo, progettare la soluzione più creativa, più alternativa e sicuramente più solida. Non lo fa da solo, lo fa con un gruppo di persone e lo fa soprattutto attraverso tentativi ed errori, e la scuola deve andare in quella direzione usando gli strumenti che ha. Non usarli è stupido. Io ho concluso con le domande, la ringraziamo davvero perché è stato un intervento significativo. Voi, guarda, a me queste cose piacciono da morire, credo che questa sia la scuola vera. In questa prima puntata di Einaudi C'è in presenza, abbiamo chiesto a le molte figure che formano questa famiglia dell'istituto come stanno vivendo questi primi giorni di scuola.
E ringraziamo tutta la redazione di Enaudicè che è andata in giro per la scuola a fare queste interviste che vedrete. Come ti stai trovando questi primi giorni di scuola? Beh, sicuramente diverso rispetto agli altri anni, però essendo che ci sono state assegnate le nuove normative Covid, come comportarci, igienizzare, tutto, diciamo che il lavoro si sta svolgendo in modo molto efficiente ed esaustivo. È sicuramente diverso, però l'importante è che si svolga in modo corretto per poi per la sicurezza di tutti. Il salottino in Audizia. Multitasking. È quello che volevo fare io, Viviana. Bene, siamo qui, continuiamo la nostra puntata con i nostri super rappresentanti d'istituto. Bene, iniziamo da Elena. Ciao a tutti. Luigi. Buongiorno. E Emanuele. Buongiorno. Giusto? Ho detto nome giusto, Emanuele? Sì, giustissimo. Poco conosciuto per il suo nome di battesimo, ma... Allora, vorremmo farvi qualche domanda all'inizio di questo nuovo anno originale che stiamo vivendo all'Einaudi. Innanzitutto, come avete iniziato? L'inizio è stato sicuramente bello, a me ha fatto piacere tornare a scuola, soprattutto dopo tutti questi mesi, e mi ha fatto un sacco piacere vedere i miei compagni con cui ormai ho trascorso più di 2 anni insieme, quindi per quel lato è stato molto positivo. Poi ovviamente non è stato altrettanto positivo riguardo alle norme di sicurezza che ci impediscono di fare molte cose, però sopportiamo e rispettiamo le regole. Luigi, sappiamo anche che oltre a quest'anno originale avete anche un luogo nuovo, una nuova sede. Sì, no? Noi come altre quinte e una quarta siamo stati spostati in una nuova sede che è il Patronato di Santa Croce. È diverso, è tutto diverso, ma come l'anno, cioè ci sono nuove regole e queste nuove regole portano delle limitazioni su comportamenti, movimenti e tutto. Però come hanno detto anche loro, la cosa bella è essere tornati qui fisici. Quindi ci vediamo, non ci possiamo toccare, ma comunque possiamo parlarci. Cioè, fare lezione da casa era del tutto diverso, è molto meglio così. Allora, sentiamo anche cosa i nostri amici di prima, gli new entry di questo istituto, ci hanno da dire di questi primi giorni. Come stai vivendo questi primi giorni di scuola? Bene, nel senso che sto cercando di adattarmi alle regole che ci sono, però comunque vivendo normalmente la scuola. E la didattica in presenza rispetto alla didattica a distanza dello scorso anno? No, preferisco stare in classe che dietro uno schermo, perché comunque si può stare con i compagni, ci sono, cioè, è meglio. Una parola per definire questa nuova classe? Una bella classe. Sì, ti trovi bene? Sì. Un augurio per quest'anno? Che si rimanga a scuola, che non ci sarà lockdown e tutti questi. Perfetto. Ma dopo al massimo si possono fare dei tagli. Sì, facciamo... ovvio tagli. Data questa situazione che stiamo vivendo, siete un po' preoccupati o siete sereni? Luigi, cosa dici? Preoccupazione no, cioè non mi preoccupo per me stesso, nel senso, con franchezza, francamente non credo che durerà tutto l'anno, perché se continuiamo come vediamo quei casi che aumentano, i ragazzi che rischiano, no. Però spero tanto, perché comunque ne abbiamo bisogno di restare qua, perché oltre a livello istruttivo ma anche a livello di persone è bello stare in contatto tra di noi. Tu Elena, che sensazione hai, che clima respiri presso gli studenti dell'Einaudi? Si sente che è diverso, anche perché comunque nei corridoi sembra abbastanza vuota la scuola, perché comunque abbiamo orari diversi. Non si può tanto uscire e stare troppo insieme, quindi vedi che comunque è più vuota anche la scuola. Secondo me avere paura non è giusto, ma così come per ogni altra cosa. Secondo me, come ha detto Luigi, usare il buon senso è sempre la cosa migliore da fare, e appunto non temere quello che c'è fuori, ma stare attenti comunque. E sentiamo anche gli amici di seconda cosa hanno da dirci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Michaela e frequento la classe seconda F. Questi primi giorni di scuola penso che tutti abbiano capito come comportarsi per salvaguardare la nostra salute e quella degli altri, ma soprattutto quanto sia importante avere un contatto con le persone a fianco. Le nuove regole scolastiche anti-Covid richiedono l'impegno e la responsabilità di tutti, solo così possiamo
impedire un lockdown. Questo vale a dire stare a casa e fare le lezioni a distanza davanti a uno schermo. Tuttavia, secondo me è molto meglio essere in presenza a scuola e avere la possibilità di socializzare con i compagni di classe e con i professori nella realtà. Anche se la mascherina, l'utilizzo della mascherina e il distanziamento di almeno un metro impedisce un contatto vero e proprio. Allora, a noi alunni pesa molto non poter andare a fare due passi per la scuola durante la ricreazione e a salutare i nostri amici che si trovano in un altro settore. Questo sistema scolastico ha comunque cambiato il nostro stile di vita, però è sempre un'esperienza nuova e diversa che necessita la collaborazione di tutti, alunni, docenti e collaboratori scolastici. Non sapete più niente, no, qua. Ragazzi, sì, blu. Sì. Tutte lo sono. Sì. Vai. Se vuoi gli scrivo. Con il lockdown il nostro istituto è partito con questo progetto di Einaudi C'è, che ha riscosso anche un buon successo. Ecco. Per voi, cosa vi ha dato questo progetto e quali potenzialità ha? Elena? Secondo me è stata veramente un'idea originale quella di fondare, diciamo, questo progetto per far sentire, durante il periodo del lockdown, per farci sentire comunque presenti e vicini e proprio come anche Einaudi C'è dice, noi ci siamo. E per quest'anno credo che comunque il progetto nel corso degli anni avrà una svolta e scopriremo sempre nuove cose, saremo sempre in contatto con altre persone e diventerà secondo me un'opportunità comunque per conoscere nuove persone e essere a contatto con gli altri e avere anche nuove esperienze. Io ho caldo, possiamo fare un'altra? Scusami. Luigi? Allora, io di questo progetto comunque penso che sia un'idea che quando è uscita era perfetta, cioè perfetta, era di quello di cui avevamo bisogno in quel periodo e spero che comunque quest'anno vada avanti come cosa e poi sia durante la quarantena che adesso può essere anche un punto dove, visto che come abbiamo detto prima, non c'è il contatto fisico, non c'è quello che si può dire contatto, interazione come una volta, ci sia questo in più, quindi abbiamo tolto quello che era l'effettivo contatto e adesso mettiamo una cosa come questa dove parliamo dei nostri problemi, dove possiamo partecipare tutti, perché appunto credo che se qualcuno ha voglia di partecipare a questo progetto può anche chiedere, non viene vietato a nessuno, è una cosa in più e quindi credo che sia veramente una cosa interessante per tutti. Grazie. E ora guardiamo allora anche questi video che ci sono stati inviati dai ragazzi di terza. Penso che sicuramente sia una scuola limitata, tante cose da rispettare, metri di distanza, mascherina e tutto quanto, pochi contatti con i nostri compagni, però penso che sia un prezzo giusto da pagare per tornare a scuola e vivere al 100% l'ambiente scolastico. Poi che ci siano problemi all'esterno, asseveramenti, quelle cose là, cerchiamo di essere responsabili e far funzionare le cose. Sta dicendo 3-2-1 lì. Bene, bentornati in questa fantastica prima puntata della stagione 2 di Einaudi C'è. Siamo qui ancora con i nostri rappresentanti, ci siamo però un po' cambiati di posto, ci siamo scambiati con il professor Matteo. Voi avete visto girare ormai per i corridoi tutti quanti la nuova preside, che salutiamo. E volevo chiedere, voi che siete stati i rappresentanti, cosa vorreste chiedere alla nuova preside che si è insediata da pochissimi giorni, già abbiamo visto molto attiva e sicuramente accoglierà le vostre proposte e le vostre richieste? Beh, noi rappresentanti vorremmo comunque chiedere alla preside, essendo che le assemblee quest'anno non si potranno più fare fisicamente, quindi creare assembramenti in stanze con varie classi, e sfruttare questo progetto per magari in qualche episodio svolgerlo come un'assemblea d'istituto e quindi riuscire comunque a portare avanti quello che noi rappresentanti dobbiamo fare, ovvero appunto anche le assemblee. Ho capito, è un'idea interessante. E poi abbiamo il nostro Emanuele che sappiamo ha delle idee innovative da proporre alla preside. Beh, io voglio intanto sicuramente fare i complimenti alla preside perché a mio parere abbiamo gestito molto bene questo ritorno a scuola. Però vorrei, come già avrei voluto fare l'anno scorso, ma purtroppo non abbiamo potuto,
continuare quest'anno sentendo molto cosa vogliono fare i ragazzi. Come ha già fatto la dirigente, ha mandato un sondaggio e vorrei che un po' quest'anno continuasse con i sondaggi, perché molti particolari non vanno ancora, vanno ancora un po' ottimizzati, come per esempio le macchinette che non sono in tutti i settori e cose un po' così. E mi piacerebbe un po' con i sondaggi sentire tutti i ragazzi e capire un po' come rendere perfetto questo ritorno a scuola. Quindi una scuola più partecipata, ed è una bellissima idea, in quanto una scuola fatta dai ragazzi, proprio per i ragazzi, è sicuramente una scuola che funziona molto meglio. Quindi mandiamo anche questo appello alla nostra preside Laura Biancato, che sicuramente ci sta ascoltando e accoglierà queste proposte. E nel frattempo noi abbiamo chiesto anche cosa ne pensano del rientro a scuola ai nostri ragazzi di quarta, e quindi ci vediamo il loro saluto e la loro opinione. Come hai trovato la scuola dopo il rientro dal lockdown per il coronavirus e le vacanze estive? Allora, la scuola l'ho trovata abbastanza organizzata, con tutte le procedure anti-coronavirus, con la divisione in sezioni della scuola, l'entrata e l'uscita, tutto molto organizzato. Diciamo che è un po' un peccato non poter andare a trovare i propri, magari, amici che sono in altre sezioni e dover per forza mantenere le distanze, però è il minimo. E l'entrata e l'uscita è organizzata bene anche per quanto riguarda la ricreazione, in cui si esce o in cortile e si sta nel giardino della scuola, oppure nel caso di maltempo bisogna comunque stare in classe e mantenere le distanze con la mascherina. Il rientro a scuola è stato anche abbastanza un piacere, per poter rincontrare i propri compagni di classe, alcuni professori, e cominciare comunque a fare le lezioni in presenza e non più a distanza, come ormai eravamo abituati a fare durante la quarantena. E il personale è organizzato e spero che comunque riusciremo a stare in questa situazione fino alla fine dell'anno e anche per il resto del nostro percorso scolastico, senza di nuovo dover chiudere tutto e ricominciare a fare la didattica a distanza. Ritornare a scuola in presenza è bello, perché finalmente rivedo i miei compagni che non vedevo da febbraio. Anche se dover rispettare le regole di distanziamento, indossare sempre la mascherina è un po' pesante, però finalmente ci guardiamo tutti quanti negli occhi e è bello, cioè si sta bene insieme, anche se lontani. Anche secondo me è bello, soprattutto per aver rivisto tutti i compagni che non vedevamo da febbraio. Invece è meno bello dover sempre utilizzare la mascherina per spostarsi, comunque per dover andare in bagno e cose così. E il fatto di non potersi muovere in giro per la scuola, ma dover restare nel proprio spazio, è un po' una rottura, ma tutto sommato si fa. No, tieni, non premere. Salutiamo la professoressa Picco, era qui in mezzo, poverina, è stata inglobata dentro in Audice. Eccoci tornati nel nostro studio, che per oggi è l'aula insegnanti rinnovata. In realtà volevamo farvi vedere la nostra aula green, però purtroppo oggi è un po' nuvoloso qui fuori, quindi abbiamo pensato di farvi vedere un po' questo salottino. Abbiamo l'ultima domanda per i nostri rappresentanti, che poi torneranno a casa a studiare oggi. La domanda è: com'è stata la vostra esperienza di rappresentante d'istituto, soprattutto in questo periodo di lockdown, quindi chiusi in casa, nel quale non si è potuto sfruttare appieno la vostra opera qui nell'istituto? E soprattutto vogliamo dei consigli per chi vorrà intraprendere quest'anno la stessa vostra esperienza. Partiamo da Luigi. Come esperienza, credo che sia un'esperienza veramente che può cambiare la vita e il modo di pensare di tutti, perché ho guardato altre persone che l'hanno fatto e veramente ti stravolge. Magari sei una persona prima timida, adesso ti viene naturale parlare davanti a telecamere, davanti a altre persone, o con lo stesso modo ti aiuta anche nella vita, proprio magari in un lavoro futuro, o se devi parlare con uno sconosciuto per chiedere qualsiasi cosa ti viene molto più facile. Invece, come consiglio, che dico pensarci bene, perché comunque è una cosa seria che impegna del tempo, ma che dà dei risultati anche a sé. Ad esempio, dopo che sei stato eletto, oltre a dare una mano a quello che vuoi tu, cioè nel senso
fai del bene per te, fai del bene per 1600 ragazzi, in più tutti i professori, perché comunque quello che fai va per tutti, tutte le persone. È bello che i nostri rappresentanti si ricordino anche dei loro cari, carissimi, anzi professori. Quindi grazie Luigi per questi consigli. Emanuele, hai qualche consiglio da darci? Beh, io intanto volevo dire che questa esperienza come rappresentante, più che avermi aiutato dentro, mi ha invece aiutato in due qualità importanti: l'organizzazione e la voglia di fare. Quando ho iniziato in questa scuola, l'Einaudi, non ero un gran ragazzo che aveva tanta voglia di fare, o comunque non era uno che sapeva organizzarsi lo studio, gli impegni. Poi devo dire che invece con questa esperienza da rappresentante che ho vissuto ho rafforzato molto l'organizzazione e la voglia di fare. Quindi devo dire che questa esperienza mi ha aiutato e mi ha formato sotto questi aspetti. Se dovessi dare un consiglio a chi vuole eleggersi quest'anno, direi che non avete paura di non avere magari tante idee dalla vostra parte. Come avete visto, io mi sono candidato senza avere idee, ma basta la voglia di fare e il carisma. Se voi avete voglia di rappresentare, come dice la parola rappresentante, buttatevi, perché è un'esperienza che vale veramente la pena di fare. E devo dire che Emanuele mi ha convinto, quasi quasi mi candido anche io. Ragazzi, avete capito, non abbiate paura, chiedete informazioni ai nostri vecchi rappresentanti e proponetevi, perché l'esperienza è veramente bella, formativa e anche importante per la vostra vita. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine di questa bellissima intervista. Mi dispiace un po' lasciarvi andare a studiare, perché so che dispiace forse un po' anche a voi, no, so che voi siete bravissimi e avete tanta voglia di studiare questo pomeriggio, lo vedo dagli occhi di Emanuele. E quindi vi salutiamo e ci vediamo. L'opinione di un ragazzo che quest'anno farà la quinta e quindi avrà anche gli esami a fine anno. Quindi grazie e a voi l'ascolto. Buongiorno a tutti, sono Pietro Esposito di Quinta M e quest'anno ho iniziato la quinta sperando di finirla qua a scuola, e rientro a scuola è stato diverso rispetto agli altri anni dovuto a tutte le nuove norme che ci sono. Andare a scuola in presenza per me è molto meglio rispetto a stare a casa a far video lezione, perché sinceramente da parte mia a casa non c'è lo stesso approccio che si può avere in classe e la stessa interazione che c'è in classe, e questo è il mio punto di vista. Auguro buon inizio anno a tutti, soprattutto alle prime. Continuiamo questa puntata invertendo i ruoli, ovvero io e Elena faremo le domande ai nostri professori chiedendogli. Beh, io voglio chiedervi come state iniziando questo nuovo periodo scolastico e anche questa esperienza nel contempo, come fate con le lezioni, come fate aiutando gli studenti e facendo i Einaudi CE. Allora, devo dire che quest'estate è stata un'estate molto noiosa, perché non c'erano eventi, non c'era, diciamo, è stata un'estate, diciamo, di riposo. E perciò sono stato molto contento di ricominciare. Siamo partiti noi, in realtà noi professori partiamo prima, siamo partiti i primi giorni di settembre, abbiamo cominciato a sistemare le aule, spostare banchi, i corsi di recupero, e quindi sono stato subito molto contento. E poi il 14 di settembre, quando è iniziata la scuola, è stato veramente bellissimo vedere tutta la strada piena di studenti che tornavano, e io ho sentito, magari voi mi potete confermare, che in realtà gli studenti sono stati contentissimi di tornare, quindi è stata veramente una cosa bella e non vedo l'ora di ripartire con tutti i progetti e con tutti gli impegni dell'anno. Sì, anch'io sono partito con un grande entusiasmo, ci mancava un po' la scuola in presenza, e mi pare di intuire che anche i ragazzi sono partiti alla grande, naturalmente rispettando tutte le norme che un po' limitano i nostri contatti, però non il contatto del cuore, dell'animo, è quello che si vede anche dagli sguardi. Forse le mascherine ci aiutano anche a dare più, come dire, dare una nuova lettura agli sguardi delle persone, no? Allo sguardo. Bene, io invece volevo chiedere come è nata l'idea di questo progetto da voi due. Come ha detto lei, prof, comunque l'ingrediente principale di questo progetto è il cuore, e
il volerlo fare e riuscire a comunicare qualcosa agli studenti, ai professori o comunque a tutti gli spettatori che ci guardano. Allora, da subito, come dire, proprio agli inizi, fine febbraio, inizio marzo, con la didattica a distanza, abbiamo percepito che una dimensione della scuola faceva fatica a passare attraverso gli schermi, che è quella dimensione appunto relazionale, quella dimensione informale che si instaura nelle classi, nei corridoi, fuori nei cortili, che però è fondamentale per la scuola, no? E allora abbiamo pensato una modalità per riuscire, come dire, a sopperire almeno in parte a questa mancanza, e da qui è nato questo progetto. Sì, aggiungo che alle parole complete del professor Matteo, che in realtà non siamo solamente noi due, noi ci mettiamo la faccia, però i professori che hanno girato attorno a questo progetto sono veramente tantissimi, così come anche sono tantissimi gli studenti, e abbiamo cercato di coinvolgere, ecco, la campanella. Quindi abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile tutta la scuola. Hanno partecipato anche i colleghi del personale ATA e anche della segreteria, e quindi siamo stati molto contenti almeno di essere stati un po' d'aiuto in un periodo triste, e cercheremo di essere d'aiuto ancora di più quest'anno. Beh, grazie per le risposte, prof, e spero che questo piccolo spezzone in più possa essere d'aiuto alla puntata, quindi salutiamo i ragazzi e salutiamo voi, vi ringraziamo ancora per lo sforzo che fate. E grazie mille anche a voi per partecipare alle nostre proposte matte. E ringraziamo Mattia che... Ah sì, è vero, ringraziamo Mattia Vivian, che è l'altro rappresentante che oggi manca per motivi personali, quindi è stato intercettato dall'amorosa prima di arrivare qui nella puntata, quindi salutiamo anche Mattia, poverino. Era amoroso tu, quindi... Assolutamente. E nei ringraziamenti aggiungiamo anche tutti quegli studenti che ci danno una mano o nella regia o nel montaggio dei video, eccetera, insomma tutta l'organizzazione di Einaudi c'è, e anche coloro che quest'anno vogliono metterci la faccia. Esatto, e Matteo, appunto, diciamo, ricordiamo che chi vuole partecipare basta che contatti la redazione di Einaudi c'è, noi due oppure gli altri professori che fanno parte della redazione del progetto, ce lo faccia sapere e volentieri lo includiamo, perché questo progetto deve essere effettivamente di tutta la scuola. Quindi grazie, e quindi siamo arrivati davvero alla fine della puntata. Ciao e alla prossima!